stretta sulla sicurezza anche ad Arezzo dopo i fatti di Torino, in vista della 134esima edizione della Giostra del Saracino. Ulteriori misure di sicurezza saranno infatti previste per la manifestazione che richiama in Piazza Grande un gran numero di spettatori. La manifestazione di Torino ha dimostrato con chiarissima evidenza come l'evacuazione improvvisa e forzata di una piazza possa creare dei problemi di sicurezza per le persone, e quindi ci sarà delle misure particolari ma non eccezionali. Una di queste, ve la posso anticipare, è quella che ci sarà il filtraggio dell'ingresso alla piazza per verificare che qualcuno abbia in uno zainetto, in tasca, oggetti atti ad offendere o comunque pericolosi per una piazza che contiene svariate migliaia di persone. Questo vuol dire, sono autorizzato dal prefetto a dirvelo già da oggi, che è necessario che chi vuole assistere alla giostra in piazza venga per tempo, perché siccome ci sarà questo filtraggio le operazioni di accesso saranno lunghe, quindi non si può arrivare un quarto d'ora prima perché non si vede la giostra, bisognerà cominciare ad arrivare almeno un'ora prima per poter entrare. Lo so che questo comporta un problema di possibilità di assistere alla sfilata e poi alla giostra, questo è il tema, però qualcosa occorre rinunciare, non alla sicurezza.